di nuovo in studio, di nuovo ad Angoli, quindi ben ritrovati. Per chi non avesse seguito la prima parte del nostro appuntamento, vi ricordo il nostro indirizzo di posta, angoli@espansionetv.it, al quale potete scrivere per essere direttamente in contatto con la nostra redazione. Ecco, continuiamo allora il nostro appuntamento serale con un ospite appassionato, assolutamente appassionato di musica, ma soprattutto capacissimo di trasferirla con la sua emozione al pubblico. È un giovane che però ha già un bagaglio di esperienza e di formazione, soprattutto professionale, altissima, ed è qui in studio con noi Avanzi. Ciao. Ciao. Poi io so che ti chiamerò Lorenzo, è strada facendo, sì, perché problema. Insomma, ma il tuo nome d'arte è Avanzi. Tu sei un cantautore. Esatto. E ricordiamolo subito perché è importante, tu sei produzione di Nicoletta Marchica, sei un suo allievo, la salutiamo, è una grandissima, e la tua grande capacità lei l'ha colta al volo e ha saputo insomma iniziare a forgiarti, e poi ti ascolteremo perché insomma il tuo cammino inizia bene su una strada che sicuramente ti porterà lontano. Allora, iniziamo da te. Da dove parte la tua passione per la musica? Ma io ho iniziato suonando la batteria quando avevo circa 12 anni, così per gioco, perché è sempre stata... ora non ne hai molti di più. Beh, dai, adesso... Qualcuno, sei giovanissimo. Qualcuno, sì, dai. E niente, poi diciamo che la cosa mi ha preso molto, ho iniziato a suonare anche piano, chitarra, ho iniziato anche a cantare perché... ho messo sulla mia prima band e a scrivere pezzi miei. Poi appunto sono passati un po' di anni, ho avuto diverse esperienze con diverse band finché sono arrivato al punto in cui ho deciso di intraprendere una carriera solista. Ecco, perché questa scelta? C'è una differenza, lo vediamo comunque nel panorama musicale, le band di fatto hanno un percorso, un certo tipo di ostacoli, differenti invece da quelli dell'artista che segue un proprio percorso. Quindi tu hai fatto questa scelta per istinto o anche ragionando su una serie di possibilità, di opzioni artistiche? Io la motivazione principale per cui ho preso questa scelta è che in una band, essendo diciamo una democrazia, molto spesso bisogna scegliere compromessi con gli altri membri, giustamente per nelle varie scelte sia artistiche che non. E visto che questa cosa iniziava a starmi un po' stretta, ho deciso di prendere e fare, cioè appunto fare da solo tutto quanto, così da non dover scendere a nessun tipo di compromesso. Ovviamente parliamo di compromessi musicali. Certo, quindi, sì, assolutamente. Certamente. Quindi Lorenzo, in questa tua libertà artistica, esatto, chiamiamola così, ecco, esatto, quale strada vorresti intraprendere, nel senso qual è la musica che pensi di trasferire nei tuoi progetti? C'è uno stile, c'è un mood, c'è un'influenza che arriva da qualche cosa che il pubblico già conosce come dimensione, ovviamente. Certo, poi sì, sì, dirai la tua. Beh, io vabbè, sono comunque orientato sul mondo del pop perché alla fine in un modo o nell'altro è quello che ho sempre ascoltato. Io sono sempre stato molto attratto dal mondo inglese, quindi il suono UK, eccetera, tant'è che appunto ho avuto diverse esperienze anche a Londra. Quindi sei già stato all'estero, non a caso a Londra, dove da sempre, credimi che sono molto più grande di te, quindi da sempre lì parte la radice di ogni genere musicale, ed è proprio sempre da lì che si attinge, una fortuna, sì, no, esatto, riuscire comunque a fare scuola lì. Tu hai già avuto questa esperienza, che cosa ti ha colpito? Che differenza hai trovato tra la realtà musicale italiana agli esordi e invece la possibilità di un arricchimento artistico in quella dimensione? Beh, sicuramente il mondo della musica in Inghilterra è, così come in molti altri posti in Europa, è molto diverso rispetto al nostro qua in Italia. In che senso? Per mille ragioni, nel senso che
gli artisti emergenti sono molto più considerati, sono molto più seguiti anche da persone che non li conoscono, semplicemente per il fatto che suonano in un locale o passano un video su internet per curiosità, cosa che qua manca abbastanza. C'è molta più visibilità da questo punto di vista, molte più possibilità di farsi vedere, di farsi notare dal pubblico in generale. Ecco, quindi Lorenzo, proprio perché tu l'hai vissuto in prima persona e questo confronto lo puoi fare, secondo te è una questione di educazione musicale, quindi a questo punto non solo degli addetti ai lavori, ma anche dei giovani in generale, sì, esatto, che poi sono quelli che saranno il vostro pubblico e che vi porteranno, certo, al successo, oppure le ragioni sono altre? Perché a Londra o forse anche nel resto del mondo c'è più curiosità nei confronti degli artisti emergenti e in Italia invece ce n'è meno? Come hai detto tu, penso proprio sia un discorso di educazione musicale, nel senso che io vedo come qua capita spesso che se non conosco la persona che sta suonando in un determinato posto, non vado a sentirla, non compro il disco perché tanto non la conosco, e quindi, mentre invece, e questo ovviamente tende a arginare, diciamo, tutta la fruizione della musica solamente ai grandi artisti che sono nelle big chart italiane, certo, e non. E questo ovviamente, cioè, chiaramente va a discapito di tutti quelli che cercano di emergere, di far conoscere. Allora, avanzi, perché a questo punto ti chiamo così. Iniziamo da questo. Tu hai un lavoro tuo, sì, e quindi ascoltiamolo. Ok. Questa è La Scacchiera ed è tratta dal mio ultimo EP solista che si intitola Eclissi. Oh 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 oh. Il sole ormai ha scavalcato l'orizzonte, la mia vecchia e cara musa oltrepassato l'Acheronte. L'orologio sembra aver fretta pure oggi e di miliardi di progetti appaiono come miraggi. Ho dato per scontato troppe volte il mio futuro, credendo di essere solo in un universo tanto grande quanto denso, quanto scuro. Ed ora la scacchiera di questa vita mi ha incastrato in questo mondo a farmi perdere la partita. E sembra non poter guarire nessuna mia ferita, che lentamente mi dissangua non venendo ricucita. Ma ormai non c'è più una via d'uscita. Oh 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 oh. Oh oh oh, oh 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 oh, oh oh. I cilindri nel mio petto mi rigettano, rifiutando l'utopia di sopravvivere con me. Le mie ossa con disprezzo mi abbandonano, come servi al funerale del defunto e vecchio re. Ed ora la scacchiera di questa vita mi ha incastrato in questo mondo a farmi perdere la partita. E sembra non poter guarire nessuna mia ferita, che lentamente mi dissangua non venendo ricucita. Ma ormai, oh 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 oh, ormai, 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 ormai.
c'è più una via d'uscita. Avanzi. Allora Lorenzo, in questo testo, in questa musica c'è qualcosa di autobiografico? Hai pochi minuti, siamo quasi in chiusura, ma mi sembra che questa domanda ne valga la pena. Sì, questo è stato il primo pezzo che ha dato via a questo progetto e niente, è stato un po' come mi sentivo inizialmente, costretto da mille cose diverse, e per cui appunto ho deciso di buttare giù questa canzone che era partita proprio in questo modo, acustica, chitarra, voce, e niente, quindi appunto significa molto per me perché è stato un po' la mia partenza verso questo progetto. La tua partenza, ecco, allora parliamo invece di risultati da raggiungere. Qual è il tuo progetto immediato, che cosa speri di fare subito? Beh, adesso appunto il video di questo pezzo dovrebbe uscire, non si sa ancora esattamente in che data, ma probabilmente a breve. Tra poco. E, beh, spero che tutto questo vada per il meglio, che possa essere visto e possa piacere al pubblico che lo vedrà, e niente, insomma... Vorresti partecipare a un talent? La verità? Assolutamente, no. Te l'ho chiesto per questo. No, in realtà no. Cioè, non ti interessa? No, non sono interessato a questo tipo di strada. Di percorso. Bene, allora, ricordo, qui in studio ad Angoli questa sera con La Scacchiera abbiamo ascoltato Avanzi. Io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Carichi. Ricorda che questo studio è a tua disposizione per i progetti prossimi che farai e per venirci a raccontare della tua carriera che va avanti e molto bene. Davvero grazie per essere stato grazie qui, per averci regalato la tua musica. Grazie a voi come sempre per essere stati in nostra compagnia. Ora la linea passa all'informazione.